È l'ennesimo episodio di atti vandalici all'interno di un cimitero. A distanza di poche settimane dai danneggiamenti alle lapidi di Tegoleto e Tuori, ecco che questa volta ad essere preso di mira è stato il Camposanto di Vicio Maggio. Rispetto ai precedenti episodi, però, non sono state danneggiate le foto dei defunti, bensì sono stati portati via piccoli oggetti lasciati da parenti e amici, ma anche i cristalli delle lampade votive. Mi hanno strappato questo coso qui. Dice... come fai a rimetterci? Costa 500 euro. Qui. Uno l'ha preso, che l'hanno strappato. Sì, era una specie di... quella... una rosa. O corone, ma io come ho fatto? E con lui si disse, ci si ferma lì, ma sono più furbi di noi, non ci si fa mica trovare qui. Episodi di furti, come ad esempio mazzi di fiori che scompaiono, si verificano sempre più spesso. La soluzione, secondo alcuni, sarebbe semplice nascondersi e aspettare gli autori, ma al tempo stesso non potrebbe bastare.